Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale di gameplay. Oggi quarta puntata con Heyday, sono arrivata a livello 12. Ora sblocco delle altre cose con voi, ma prima di tutto vediamo come sempre le missioni da fare. Quindi raccogliamo il materiale. Ok, ho raccolto popcorn. Poi ci sono questi formaggini, le mucche sono da mungere, i maiali da... come si dice? Maiali da porcere? No, scherzo. Ok, queste sono le missioni che abbiamo da fare, facciamole subito. Obiettivo del pass completato. Che obiettivo abbiamo fatto? Ovviamente i premi di sopra non li possiamo fare perché non abbiamo pagato il pass. Questo è sbloccato pure. Basta. Quelli di sopra non li possiamo prendere perché non abbiamo fatto il pass, mancano 6 giorni alla fine, direi anche no. Ora, facciamo un'altra missione. Ecco qua. Poi abbiamo queste altre due missioni, raccogliamo le colture. Allora, i pass, cioè nel senso le missioni di questa settimana, di questo mese. Allora, le missioni di questo mese sono queste. Queste sono completate, 100 unità di grano turco fatto, 160 colture raccolte fatto, devi nutrire 15 animali, ne ho nutriti 4 su 15, 20 prodotti e 5 visitatori. Ah, intende loro! Quanti me ne chiede, dai? Ok, ne rimetto qua un po'. Questa mi chiede le seghe non mi servono. Tra l'altro, allora, facciamo queste missioni prima. Obiettivo evento personale. Raga, ma stiamo andando fortissimo. Mi dovrebbe dare dei premi tra poco. Ah no, me le ha già date le assi. Vediamo il granaio se... Ah, il granaio si può ingrandire. Vedete, quindi ingrandiamo insieme il granaio. Perfetto, ingrandito. Ok, c'è un baule. Mi fa pagare, quindi ciao ciao. Le seghe ne abbiamo 5. Tagliamo un po' di alberi. Oh, questi altri alberi qui. Questi sono belli grossi, quindi togliamoli per primi così abbiamo un po' di visuale libera. Ok, più libero ora. Perfetto. Bombe ne abbiamo una. Togliamo questa pietra. E vediamo se abbiamo anche delle accette. 2 ne abbiamo. Perfetto. Ok, qua invece mancano ancora dei chiodini, quindi il silo non lo possiamo ancora ingrandire. Pazienza, andiamo avanti. Altre due missioni. Ah, ne ho sbloccato un'altra ancora. Ah, giusto. Prendiamo la carne di maiale, così mi chiedono tutte quelle con la carne. Allora, quindi a questo punto direi di fare quella con più stelline, che è questa. Facciamo questa qui. Ah, ne possiamo fare due. Queste due facciamo, quindi una e una, due. E poi facciamo queste due qui. Ah, abbiamo sbloccato il livello 13. Sì! Ti serve una mano per piantare il prossimo raccolto? Posso darti qualche dritta? Guarda, veramente sono capace, però grazie mille. Devo piantare la lavanda. La lavanda ci vuole tipo 2 ore a crescere. Ecco qua, 1 ora e 59, mi ricordavo bene. Nel frattempo, vediamo che cos'altro ho sbloccato. Ah, sì, ho sbloccato degli arredamenti della fattoria. Ah, posso mettere ancora un po' di terreno. Ecco qua. Ah, un altro pollaio posso sbloccare. Di galline quanto costa? Madonna, $140 una gallina. È tantissimo però. Ne prendo una per volta ora perché sono troppo care. Ah, prendiamo il mangime e diamole da mangiare anche a questa benedetta gallina. Ok, è da sola, poverina, mi fa pena. Dunque, altre missioni. Ah, la missione con il biscotto. Biscotti non ne ho più, li devo fare. Quindi uno. Non abbiamo neanche più zucchero, quindi prima di fare il secondo biscotto dobbiamo fare lo zucchero. Vediamo quali colture mancano. Sicuramente un po' di canna da zucchero. Le carote le ho già piantate. Piantiamo un po' di grano e un po' di grano turco. Perfetto. Ok. Possiamo vendere un po' di soia, così ci facciamo 108 denari. E i maiali devono mangiare, quindi facciamo il mangime per animali e... Ok, prendiamo il latte dalle mucche. E gli ho dato subito di nuovo da mangiare, così fanno altro latte. E diamo da mangiare anche alle galline. Oh, perché una non mangia? Ah, perché sono 6. Che scema. Vabbè. Hanno già comprato, bene. Ok, quindi vediamo cos'altro chiedono le altre missioni. Vabbè, carne di maiale, che ovviamente non abbiamo più. Un uovo.
Ok, un biscotto. Biscotti ne servono quanti? Due biscotti? Tre biscotti servono, mannaggia. Vediamo se trovo dei biscotti che costano poco, ma dubito fortemente, perché figuriamoci. Dunque. Ah, le pale. Le pale mi servirebbero. Figurati. In un attimo vengono, cioè si esauriscono subito queste. Questi chiodini mi servivano. E anche questa carne. Ok, vediamo se possiamo fare delle missioni con la carne che abbiamo racimolato. Sì, due missioni. Per fortuna sono solo due missioni. Ah, tre pezzi di carne, no, ne ho presi 9, quindi 6 li potrei rivendere per rifarmi i soldi. Vediamo un po'. Ne rivendo. Anzi, rivendiamone 5, va? Così mi rifaccio un po' di soldi. E questa missione la faccio, perfetto. Poi 3 di grano. Ah no, sì. 3 di grano e 3 di grano turco. Aspetto che crescano. Ecco, il grano è pronto. Però lo ripianto perché non solo 6, mi sembra. Ok, è arrivato un visitatore a chiedermi qualcosa. Non te lo posso dare, mi spiace tesoro, ma ne ho troppo poco. So che devo fare il pass, però non... no. Per me è no. Ok. Ripianto il grano. Ah, vediamo quanta roba ho. Allora, ho 9 di soia, 6 di grano, 4 di grano turco, 4 di carne da zucchero e 2 carote. Perfetto. Allora... Ah, vedo che è una cosa comune nei derby chiedere questi prodotti qui. Nei derby, nei vicinati, scusate. Purtroppo sono materiali di espansione che servono a tutti e se io li do a qualcun altro poi non li ho più per me, quindi non posso darli. Facciamo dei popcorn giusto per non tenere vuoto il macchinario, però qua mi mancano le cose quindi direi di no. E qua facciamo questo cos'è? Una pane integrale che serve sempre e negli ordini lo richiedono sempre, appunto. Questo mi serve. Prendiamo una pala. No, dai. Non spendiamo così, li spendiamo in altri modi questi soldini. No, più che altro se li spendo così... Guarda che falsi, ti mettono sul giornale 10 a 1, poi entri sono a 36. Maledetti. No, non spendo soldi nelle accette, nei materiali che servono per aggiustare la fattoria, perché altrimenti poi non li ho per le cose importanti, quindi evito. Vabbè, dai, 10 per... però no, dai, aspetto anche per questo coso qua. Ok, vediamo i vari obiettivi da fare per sbloccare questi materiali sotto. In realtà sono tanti, anche i fiorellini sblocchiamo, che bello. Allora, devo, ne ho già fatti 3 da stamattina, bene. Nutrire 15 animali, non ne ho già nutriti un bel po'. Ah, non animali, 15 maiali, porca vacca. È ora di mettere un nuovo maiale. Ne metto 2, dai. Perché sennò non riesco a svolgere in fretta questa missione. Quindi adesso avevo 2000 e qualcosa, devo recuperare questi 1000 che ho investito per il maiale. Quanto costa un maiale? 500, vabbè, sono troppo cari comunque i maiali, Veramente, sono troppo cari. Allora, qui piantiamo altro grano. Una richiesta in arrivo, bene, accettiamola perché ci fanno... Allora, le richieste di amicizia accettatele sempre perché vi fanno aumentare i posti in bancarella, che sono importantissimi, perché adesso vendiamo poco, ma in realtà tra un po' di tempo venderemo tantissimo. Il giornale è pronto. Una nuova bomba abbiamo vinto. Bene, la usiamo qua. Sempre più vuota. Bene, bellissima. Mi hanno comprato la carne, quindi siamo di nuovo aumentati un po' di soldini. Cosa abbiamo qua dentro? Dunque, del pop. Ah, ma questa missione la possiamo fare. Ok.
Mettiamo del burro a farsi perché in una missione mi chiede il burro. Ok, mettiamo tre, poi delle pannette. Bene. Questo è il biscotto. L'ho messo a farsi, sì. Ho sbloccato un altro obiettivo del pass. Benissimo, qual è? Ok, è questo. Tra poco me lo dovrebbe mettere qui insieme agli altri completati. E devo finire quindi di raccogliere 100 unità di canna da zucchero, 100 unità di carota, 100 unità di soia. Aiutare gli altri visitatori. Ho mangiato troppo. Guardate che quanto sushi c'è qua dentro. Questo è facilissimo. Vediamo un po'. Ci sono altri posti? Sì, allora mettiamo questi a farsi. Ok. No, ho fatto una cavolata. Ho fatto una cavolata, raga, no. No. Ho usato l'ultima soia che avevo. Ma che problemi ho? Ma sono proprio scema. Ma sono proprio scema. Me la devo vendere da lì, c'è l'unica. Comunque ho notato che è molto più difficile giocare con questa fattoria. Cioè sul giornale non si trova niente. Vediamo che cosa vuole lei. Gliene do uno perché... Ok, ho sbloccato, infatti. Credo di avere delle riconoscenze se le do quello che mi chiede, insomma. Ok, grano direi che ne abbiamo a sufficienza. Ora il problema è che non abbiamo... Le carote... Ok. Il problema è che non abbiamo la soia perché l'ultima lo dà... Oddio! Oh mio Dio, ne ho preso uno a uno! Che bello! L'avete visto? Costano 2,70 l'uno in realtà. Ho vinto un diamante perché ho fatto vendere dei prodotti tipo 100 volte, credo. Non so quante volte li ho venduti. Posso ingrandire il silo, finalmente vado. Viva me! Vediamo quindi se trovo la soia, anche se... No, non ci credo, 10 carote a 1. Le rivendo subito che mi rifaccio 71 soldi. E da soia, della soia non c'è nemmeno l'ombra. No, raga. 10 carni a 140 che costano 504. Porca paletta, porca. Questa ha messo gli ordini. Se uno vuole aiutarla può farlo. Bene, ho trovato la soia che mi serviva. E adesso ne ripianto un po'. La pianto subito perché non ne ho. Direi che la cosa migliore è riuscire a fare le 50 consegne. Perché così mi danno altri premi. Se riuscissi a fare altre 19 consegne, probabilmente mi danno un premio vantaggioso, non so quale, però mi serve fare questa cosa, questo premio. Dunque. Bene ragazzi, purtroppo non c'è nient'altro da fare, quindi direi che ci vediamo in una prossima puntata con il livello 14, dobbiamo già arriverò già al livello 14, così vi faccio vedere delle altre cosine. E anzi, sarebbe bello già il livello 17 per sbloccare la barca. Adesso vediamo comunque, vediamo. E per portarvi regolarmente una puntata ogni giorno, in realtà, che sto facendo ogni singolo livello, quasi ogni singolo livello insieme a voi. Ovviamente non è che posso, cioè purtroppo non è un gioco in cui puoi giocarci costantemente tutto il tempo, perché ha bisogno di tempistiche. Che ovviamente se non vuoi rispettare devi pagare, ma non è il mio caso, quindi per forza di cose dopo che fai determinate cose il gioco muore lì per un po' di ore e quindi ci dobbiamo purtroppo salutare, ma ci vediamo prestissimo, tipo domani. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, se così fosse lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game, se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.